Perché come si comunica adesso? Scusate, non, solo col telefonino, ma non è vietato a scuola. A parte che io internet ce l'ho sempre avuto, però alle elementari non ci comunicavamo molto sui social. Con i bigliettini. Con i bigliettini. Yeah. Per telefono. Noi usavamo i trilli ai tempi, noi facevamo gli squilli. Alle medie ho cominciato ad avere il telefono, però non si usava a voce. Studiare, raga. Basta. Per fortuna copiavo poco. Gli occhi dolci. Ti prego, aiuto. All'epoca mia, no, proprio fartelo passare completo e rifarlo. Stava la penna a bigliettino, genialità. In spagnolo siete chuletas, erano piccoli foglie che me le attaccavo qua. C'è una nuova cosa che usano tutti che sarebbe l'Apple Watch, che in pratica tu fai le foto, le trasmetti sull'orologio e quindi i professori non lo sanno che esiste, perciò tu puoi copiare tranquillamente. In mezzo al vocabolario c'erano i temi già fatti. I bigliettini, sempre i bigliettini. C'avevo sempre il rotolino di carta dei bigliettini dentro l'astuccio. Non mi si filava nessuno, non riuscivo mai a copiare. Mi scrivevo sulle mani, sperando di non sudare troppo. Io non mi ricordo, io alla fine bene o male mi sono sempre divertita. È stata a Pompei, me la ricordo come un dramma perché faceva un caldo assurdo. Diciamo, no, ancora dobbiamo vedere, professore. Di quinta liceo, perché non l'abbiamo fatta. Mi ricordo sta camminata al Montseny sola, abbandonata. Brutta, indimenticabile, però da dimenticare. Al cimitero, abbiamo fatto una gita al cimitero. Oh madonna. Ad Assisi, era forse la terza media, io ho vomitato da quando ho messo il pullman. Quando ero tolto per scendere a Roma, è stata una vacanza... Nessuno. Yeah. La gira più brutta che ho fatto a Ravenna. Terribile. Siamo stati due giorni di temporale. Bruttissimo. La bestia. Ero quello che passava i bigliettini. Yeah. Una sfigata. Sono un po' una sfigata. Una secchione. Uno studente divertito. Rompi coglioni. Beh, sono quella timida che sta sempre con i soliti amici, diciamo. Uno studente modello paraculo.